Civilizzazione moderna e il progresso comportano un prezzo da pagare, lo stress quotidiano delle città. La crisi economica crea dei problemi che alcune persone cercano di affrontare tramite l'uso della droga. La crescente domanda di droga è uno dei maggiori problemi del XX secolo. Qui siamo a Lima, dove sociologi e psicologi cercano di analizzare e risolvere il problema della droga. Questo studio avviene in varie parti del mondo. Vediamone i risultati in questo programma. Per capire il concetto della riduzione della domanda di droga, bisogna illustrare che cosa significa l'abuso di droga. Tracciate una linea immaginaria tra le mie dita. Ipotizziamo che questo dito rappresenta la farmacodipendenza e quest'altro rappresenta l'assenza totale di consumo di droghe. Tutti quanti noi, in un momento della nostra vita, ci troviamo in un punto di questa linea immaginaria, con il consumo di alcol, di tabacco, di stimolanti, di tranquillanti. Qualsiasi sostanza che possiamo utilizzare per aiutarci in certe situazioni, o semplicemente perché ne traiamo del piacere, ci può indurre a percorrere questa linea. In questo modo, ad un certo momento, iniziamo il consumo di droghe. Hasta el abuso de las drogas. Volví a encontrarse con otros amigos que también toman y los adoraba. Sin embargo, hace ahora un mes que está con nosotros. El abuso de drogas. Il consumo di droghe ci riguarda tutti. Questi genitori di giovani drogati cercano di capire dove hanno sbagliato nell'educazione dei loro figli. Analizzano i vari fattori che hanno portato alla distruzione della vita dei giovani. Sopesan las fuerzas que han destruido sus vidas. Él veía que no se lo va a dejar de lado. Entonces, también yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa entonces? Il numero crescente di consumatori di droghe è preoccupante per tutto il mondo. Siendo este un problema. Il problema della farmacodipendenza è comune a tutti i paesi del mondo e il Messico non costituisce un'eccezione. Anzi, il problema è molto serio a causa di alcuni elementi che troviamo in Messico. Per esempio, nelle zone più povere della città, l'uso della droga è molto generalizzato ed ha raggiunto anche la popolazione molto giovane. Bisogna fare un'analisi della situazione sull'uso delle droghe a livello nazionale. Per prima abbiamo la categoria di persone che inalano la gasolina, poi ci sono i fumatori di marijuana, dopodiché abbiamo l'LSD. Poi passiamo alla categoria di droghe pesanti come la morfina ed altri tipi di sostanze che derivano dall'oppio, l'eroina per esempio, ed infine arriviamo alla cocaina e bisogna dire che è la classe media che fa uso di cocaina. C'è una lotta per diminuire l'uso dei narcotici nel paese. Per affrontare in modo adeguato il problema del traffico di stupefacenti sono stati creati per la popolazione dei corsi speciali. Sappiamo che il trafficante di droga è un individuo senza scrupoli che non esita ad uccidere per proteggersi. Il poliziotto deve dunque imparare delle tecniche speciali per affrontare il traffico di droga e l'astuzia dei trafficanti. Vedete questo libro innocuo?
Può essere un ottimo nascondiglio per le droghe. Depende della immaginazione del delinquente. Anche questa bambola in mano ad un bambino può essere un nascondiglio. Il Perù è uno dei paesi che addestra maggiormente la sua polizia ad affrontare il trafficante di droghe. Durante i corsi si fanno delle dimostrazioni per indicare agli allievi e individuare dove si possa nascondere la droga. Gli allievi poi devono trovare la droga nascosta in una macchina. Ma chiediamo a Matea Falco, direttrice del programma antidroga, i programmi e i risultati ottenuti. Il presidente Carter ha posto il problema della droga tra le priorità che deve affrontare il suo governo. Siamo in rapporto con i paesi del Sud America per una collaborazione sempre più stretta per stabilire dei programmi comuni che permetteranno di arrestare o diminuire il traffico della droga tra i nostri paesi. Con la Colombia siamo riusciti, grazie all'interessamento del presidente, ad ottenere degli ottimi risultati sequestrando ingenti quantità di cocaina e di marijuana. Però bisogna riconoscere che non è così facile e semplice, perché il traffico di droga è fonte di investimento e di guadagno di grosse somme di denaro. La polizia della Colombia, con l'aiuto di altri paesi, è riuscita a incarcerare alcuni grossi trafficanti di droga. Molti paesi stanno cambiando le leggi sui stupefacenti, cercando di tener conto della differenza tra il consumatore e il trafficante. Negli Stati Uniti, in alcuni stati, non è più reato fumare la marijuana. Stiamo cercando di creare delle leggi più adeguate alla realtà della droga. La legge prevede delle pene minori per i fumatori di marijuana e contemporaneamente la legge punisce con pene molto pesanti i trafficanti di marijuana o di altre droghe. Attualmente l'arresto dei trafficanti e il sequestro di ingenti partite di sostanze stupefacenti è in notevole aumento. Si riesce ormai a distruggere la droga al suo nascere, bruciando le piantagioni di cocaina e di marijuana. L'efficienza dei reparti antidroga ha dato ottimi risultati nella repressione del traffico di sostanze stupefacenti, ma purtroppo questo non ha diminuito la domanda di droga e di conseguenza il numero dei consumatori che riescono sempre a trovare il modo per procurarsela. Dopo vari studi e indagini, gli esperti hanno concluso che è necessario un doppio impegno per fermare l'uso delle droghe. Da una parte ridurre l'offerta, ma impegnarsi contemporaneamente a ridurre anche la domanda. Quando si raggiungono certi stadi della tossicodipendenza, diventa necessario il ricovero in istituti che sono specializzati nel recupero dei tossicomani. Questo centro si trova in Bolivia, a La Paz. Molti tossicodipendenti vengono volontariamente a chiedere il ricovero. Altri sono portati dalla polizia, che considera il drogato come un malato bisognoso di cura. Per noi un tossicodipendente, dal punto di vista legale, non è un delinquente, ma un malato, che ha bisogno di cure e di un programma di riabilitazione, in modo che possa, una volta guarito, reintegrarsi nella società come un uomo utile alla comunità. Diminuire la domanda di droga implica un programma educativo che insegni già dall'infanzia a conoscere i pericoli della droga. In California abbiamo incontrato il dottor Cohen, che è un pioniere nel campo della prevenzione e che ci illustrerà i nuovi metodi che sono applicati negli Stati Uniti. I vecchi metodi erano dei metodi che si basavano sulla repressione e sulla punizione e davano dei risultati negativi sia fisici che mentali. I nuovi metodi si basano soprattutto sul fatto che l'essere umano non ha bisogno di droga e cerchiamo di trovare delle alternative valide all'uso delle droghe. Cerchiamo anche di studiare e rinforzare il lato emotivo e passionale del carattere dell'individuo, in modo che si renda conto esso stesso di non aver bisogno di usare droghe. Uy, che lindo! Ay, viejo, mira lo que hicieron los chicos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De nuevo. Ingresaron de nuevo. ¡Ay! 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 ¡Ay!
Los titiriteros son drogadictos. Siamo a Buenos Aires, in un istituto per il recupero dei drogati, che stanno mettendo a punto uno spettacolo con marionette. Più di 3.000 tossicodipendenti hanno frequentato questo istituto per cercare delle alternative al loro bisogno di droghe. Il trattamento a cui sono sottoposti i ragazzi in questo centro è all'avanguardia rispetto ad altri istituti nel Sud America. La cura è basata su concetti moderni, come per esempio la libera espressione del corpo. Il paziente esprime quello che sente attraverso movimenti corporali e ciò lo aiuta a capire le emozioni che motivano il suo bisogno di droghe. Così possono esprimere dei sentimenti che sono per loro difficili a verbalizzare. Il terapeuta fa fare degli esercizi per accrescere il senso di fiducia e di bisogno degli altri. Così affida un soggetto interamente nelle mani dei suoi compagni. Il ragazzo è guidato da un suo compagno che lo aiuta a superare gli ostacoli e a risolvere gli eventuali problemi. Lo sport e gli esercizi fisici sono essenziali per ridare ai ragazzi il senso del proprio corpo, a scoprire la capacità e il rapporto con la natura. I terapeuti organizzano riunioni tra i ragazzi per commentare insieme i vari conflitti che si manifestano durante il trattamento. Così si crea una collettività nella quale non è possibile l'emarginazione di qualcuno. Alberto è un ragazzo che sta per uscire dall'istituto. È uno dei tanti ex drogati che deve affrontare la realtà. Per noi è un caso tipo, tenendo però presente che ogni individuo ha delle motivazioni proprie per fare uso degli stupefacenti. Alberto compartì con noi la sua singolare situazione. Ora lo che è tranquillità e pace. Pensi che adesso potrei fare a meno della droga? Non lo so, ma quello di cui sono sicuro è che la droga fa parte di un periodo della mia vita che oggi è solo un ricordo. Malo in mia vita e ora è un ricordo che sì, che mi deja. E come tutte le esperienze che uno fa nella vita, ha anche un suo lato positivo. Però no. Alberto, influyó en algo in che... Perché hai cominciato a drogarti? Adicto a las drogas? Sì, influyó mucho. Uno dei motivi è stata la mia famiglia. L'atteggiamento di mio padre, il suo rapporto con me, è stato determinante per farmi diventare un drogato. Poi la mia classe sociale fu anch'essa un elemento importante. Parlavamo di droga e così si incominciò a provare della curiosità. Viene la voglia di provare almeno una volta. Praticamente uno è come preparato a ricevere prima o poi la droga. Parte di nadie decir bueno no porque yo estaba ya preparado también por o sea por todas las cosas que me venían pasando en mi familia directamente entre nosotros. Io non ero preparata ad affrontare questo problema. I miei genitori, mio padre e mia madre erano della gente legata alle tradizioni. Io sono cresciuta con queste idee. Ero convinta di dare la migliore educazione ai miei figli. Purtroppo è difficile cambiare le proprie idee ad una certa età. Non riuscivo a capire bene quello che succedeva a mio figlio. Era molto chiuso. Non parlava mai con noi. Io mi isolavo, è vero, e non comunicavo con voi perché sentivo le forti tensioni che c'erano nell'ambiente familiare e io volevo proprio fuggire da questo. Facevo di tutto per non incontrarmi con voi. Guardavo la televisione, mi chiudevo in camera e poi uscivo appena potevo. Non c'erano dei rapporti veri tra noi. Cercavo di svolgere il ruolo del padre, come mio padre aveva fatto con me, ma senza veramente cercare di avere dei rapporti autentici con mio figlio. Credo che il problema che emerge è l'urgenza di stabilire un contatto vero tra di voi e migliorare i vostri rapporti.
A me sembra molto importante il rapporto tra padre e figlio. Soprattutto questo che deve migliorare. Il rapporto con la madre, in un certo senso, esisteva già, forse in modo sbagliato, ma non si era mai interrotto del tutto. Io non ho mai smesso di amare mio figlio e di avere fiducia in lui, e questo amore che avevo, che ho per lui, riuscivo anche ad esprimerlo. Tenemos que estar un poco attentos a esto, perché quizás. Bisogna stare attenti, perché so che non posso stare per sempre qui e mi spaventano alcune cose che troverò fuori. Si llega a venire ese momento in cui. Se sono veramente pronto ad affrontare la droga che esiste come realtà nel mondo, quello di cui sono certo è che non sono disarmato come prima. No, solamente saber si llega, saber bueno cómo enfrentarlo, no, o sea que no nos agarre desarmados. ¿Qué piensas hacer con tu vida? Come vedi il tuo futuro? Vivo da tanto tempo fuori dal mondo e prima di questo isolamento ero un drogato. Sento il desiderio di vivere delle emozioni che non ho mai provato. Vorrei trovare una donna che mi ama e che io ami. Sposarmi. Creare una famiglia mia. Trovare un buon lavoro. Farmi degli amici e non ricadere nel circolo vizioso della droga. Quali possono essere le conseguenze nella forma in cui io lo possa trattare? La famiglia di Alberto ha capito che drogarsi dipende spesso dall'atmosfera che i figli trovano nel seno familiare. Poco contano le reazioni dei familiari alla realtà della droga, la tensione, l'insicurezza, la paura. Questi sono stati d'animo che abbiamo tutti in comune. Non importa in quale punto della linea immaginaria ci troviamo. Anche se ci troviamo lontano dal punto nel quale si passa all'uso di droghe, gli esperti lanciano comunque un avvertimento perché i problemi e lo stress che affrontiamo nella vita fanno di tutti noi dei potenziali farmacodipendenti. A Charlottesville, nella Carolina del Nord, Johnny McLeod, una pediatra, ha istituito vari programmi di prevenzione, con l'aiuto della comunità che gli ha dato i soldi e la possibilità di incontrarsi per studiare e stabilire un valido programma di prevenzione. L'università della città ha appoggiato pienamente l'iniziativa di Johnny, che ha così creato un programma per gli abitanti di Charlottesville. Dal 1961, ella encabeza un ingenioso programma di prevenzione per gli abitanti di Charlotte. Il centro di prevenzione di Charlotte è stato uno dei primi centri degli Stati Uniti. Il programma attuato al centro di prevenzione di Charlottesville si concentra soprattutto ad organizzare incontri tra gli abitanti per creare un clima rilassante tra le persone e facilitare la comunicazione interpersonale. In questo modo l'individuo impara a parlare dei problemi che spesso lo disorientano. Il gruppo si occupa anche di casi specifici, come quello che deve affrontare un padre di famiglia nell'ambito della vita quotidiana. E anche i problemi di coppie divorziate o separate che provano difficoltà ad affrontare la separazione. Il centro è frequentato e gestito dall'agente di Charlotte che svolgono vari lavori nella città. Non parlano di droga, ma di problemi di ufficio, di conflitti con la direzione o di migliorare la vita. L'ambiente di lavoro è molto importante e deve essere piacevole e gradito a chi ci vive per tante ore. Evitando così la tensione, si previene seriamente l'uso della droga. Il programma di prevenzione è applicato anche nella scuola. Nella classe di Cinzia Di Flavio sono i ragazzi che conducono il corso. Qui non ci sono risposte giuste o sbagliate, perché i ragazzi partono dalla loro personale esperienza. Ogni ragazzo esprime la propria opinione e cerca di dare delle risposte ai problemi che sono discussi collettivamente. Questo metodo aiuta i ragazzi ad avere una migliore comunicazione tra di loro.
una mejor comunicación. I ragazzi si sentono più responsabili e imparano ad avere fiducia nel loro giudizio. Imparano anche ad aiutarsi reciprocamente e a sentirsi amici e a trattarsi con molto più rispetto. Penso che avranno sempre dei problemi o dei conflitti, ma ora sanno che ne possono parlare e che si possono trovare delle soluzioni e soprattutto esistono sempre delle alternative. Il metodo si chiama apprendistato pratico, ossia si impara agendo. I ragazzi, partendo dalle proprie esperienze, analizzano il problema e cercano di risolverlo. Imparare dalle esperienze proprie. I ragazzi imparano qui, prima che sia troppo tardi, la fiducia e il reciproco aiuto. Questi giochi insegnano ai ragazzi il senso della cooperazione, della competenza a come affrontare i conflitti. Siamo riusciti col tempo a scoprire che il problema base è l'autodistruzione e per cambiare questa tendenza bisogna cercare l'essere umano che si nasconde in noi e poi bisogna fare che ognuno si accetti pienamente e che possa decidere le proprie scelte con chiarezza e decisione. E infine, imparare a gestire la tensione e lo stress che purtroppo sono parte della vita. Cerchiamo in questi corsi di aiutare le persone che sono poco comunicative e che hanno tendenza a isolarsi. Credo che il dato più importante ce lo dia l'inchiesta fatta presso i centri per il recupero dei drogati ed è che le persone possono cambiare e sono portate, se aiutate, a cambiare radicalmente la loro vita. Alla fine del corso i ragazzi sostengono una prova che consiste in un salto nel vuoto da una certa altezza. Non è importante il salto in sé, ma la decisione che prendono rispetto alla prova. È altrettanto importante rifiutare il salto che accettarlo. Sandra, di 11 anni, ha detto di sì. Questa è una delle decisioni difficili che Sandra e i suoi amici dovranno prendere nel corso della loro vita. Una di queste decisioni sicuramente può riguardare l'uso delle droghe. Ne siamo sicuri. Qual è il futuro della prevenzione della droga? Sarà una lunga battaglia che richiederà la collaborazione dei governi e dei tanti centri che già esistono. Dobbiamo educare la gente. Bisogna estirpare il male alla radice. Penso però che sia molto importante che tutto il mondo si renda conto di avere questo problema, perché il nostro peggior nemico è l'ignoranza. La droga non fa poche vittime. E non sono tutte evidenti
come alcuni stereotipi che ci presentano i mass media. Ma con coscienza e fiducia vinceremo questa battaglia. Nel nostro prossimo programma vedremo come gli psicologi, pedagogi e funzionari stanno creando dei nuovi programmi per aiutare le persone a prendere delle decisioni responsabili riguardo al consumo della droga, vedendo anche l'effetto dell'abuso di droga sul fisico delle persone. Esperamos que sintonicen nuestra próxima edición. Hasta entonces.